arrivato Tiziano Baggio, ma iniziamo magari con una breve presentazione dei candidati, poi quando arriverà Tiziano Baggio parlerà lui, il nostro candidato sindaco. Grazie Maria Rosa, buonasera a tutti, come diceva Maria Rosa sono Anna Agnata, mi dicono che è bene dire l'età e io la dico senza problemi, io ho 50 anni, abito a Milano, sono sposata con Emilio e ho due figli adolescenti, faccio l'avvocato civilista e mi occupo in particolare di diritti della persona. Sono stata assessore con la Giunta Fardin dal 2005 al 2008 con deleghe all'urbanistica e all'ambiente e sono assessore adesso dal 2017 con deleghe al personale, alla biblioteca e alla scuola, ho sottolineato, alla scuola, di cui mi sono occupata con molto impegno e richiesto in questo periodo e con molta passione. Per la mia presentazione ho pensato di scrivere alcuni pensieri che ho avuto in questi cinque anni difficili, molto impegnativi, però anche davvero molto gratificanti. Arrivare a fare queste cose, ve lo posso assicurare, è davvero bello, molto molto soddisfacente. Li ho scritti, qui dentro c'è anche la mia presentazione, c'è anche quella che sono io, quindi ve li leggo perché la memoria non mi supporta, come conducili questa sera. Allora, come ho fatto anche 5 anni fa, mi candido nella lista Avanti Insieme per Milano, stavolta a sostegno del candidato sindaco Tiziano Baggio, perché penso che le amministrazioni funzionino bene se sono affidate a persone oneste, decise e portatrici di valori forti, dotate di capacità organizzativa e di senso pratico. Credo nella forza delle persone che lavorano insieme e nella straordinaria ricchezza che deriva dalle diversità, dal confronto delle idee e dal sapere ascoltare gli altri. Credo nel rinnovamento e nel miglioramento continuo, non nelle grandi promesse e nei proclami. La qualità di quello che si fa viene dalle persone, prima ancora che dall'organizzazione e dalle risorse. Persone che vanno valutate per quello che realmente sono, senza pregiudizio o preconcetti. E le persone sono prima di tutto quello che sono state, attraverso l'esempio della vita vissuta, poi quello che fanno e non certo quello che promettono di fare. La qualità per me è la parola chiave. È la sfida del futuro, non solo a livello locale. Qualità nei comportamenti degli amministratori, qualità nei servizi al cittadino, qualità della vita a Milano. Milano, città fiorita e di acque, di storia e di cultura. Milano è viva, ha tutto per raggiungere gli obiettivi che si pone. La gente, la tradizione, una chiara identità, la passione e le risorse. Ma soprattutto è già una città dove molti vorrebbero vivere. Credo nella civiltà, che significa operare nel rispetto delle persone e della loro dignità, libertà, salute, casa, ambiente, sicurezza, attenzione ai bambini e agli anziani sono irrinunciabili. Per la nostra città, che ha uno splendido passato e un futuro in questo momento incerto, credo sia necessario affrontare una sfida. Trasformare i problemi in opportunità, rilanciare Milano come centro turistico e di servizi per sfruttare quello che Milano già è e per assecondare una vocazione che già la città ha con la sua architettura, le sue acque, il suo verde e la caratteristica di residenzialità dei suoi quartieri. Perché Milano possa essere centro di riferimento per l'offerta di servizi verso l'esterno, attività produttiva e commercio, università e ricerca. Per i giovani già adulti sento molto il problema della casa, che badate bene poi diventa anche un problema dei genitori, non solo dei giovani adulti. Ritengo fondamentale garantire che possano dignitosamente mettere su famiglia a Milano. Vorrei dire una parola sulle frazioni, che meriterebbero di essere chiamate borghi, non frazioni, perché sono belle e hanno una loro storia. Il futuro di Milano è legato anche alla valorizzazione dei suoi borghi, perché sono la difesa della città, sono le sue principali porte di accesso, devono riflettere la bellezza del centro. Chi vi arriva dall'esterno deve capire subito di essere in un territorio diverso.
Sono come il giardino all'ingresso di casa nostra, chi è che di noi li trascurerebbe? Come assessore alla scuola, in un momento buio, come lo sono stati gli ultimi 2 anni, mi impegno a prestare particolare attenzione al problema degli spazi sociali per i bambini e i ragazzi, che saranno gli uomini e le donne di domani, e che si stanno formando i propri ideali, che hanno bisogno di comunicare, relazionare, scambiare idee, sviluppare le proprie potenzialità in ambienti sani e sicuri. Soprattutto per loro ho amministrato in questo difficile periodo, durante il quale con gli amici e i colleghi della Giunta e del Consiglio Comunale ci siamo impegnati a risolvere i problemi di ciascun cittadino con la stessa dedizione che avremmo riservato a un nostro problema personale e abbiamo amministrato le risorse della città come avremmo amministrato i beni della nostra famiglia. Grazie. Dovrei presentare io. Certo. Allora, come vi dicevo, Busolin Paolo non è presente, Chinellato Elena, anche lei può essere presente, e dal corso Cristian, neanche per la posta, e quindi chiamo De Simone Chiara. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Chiara De Simone, dico anch'io l'età, ho 46 anni e vivo qui a Milano. Ho una laurea in chimica farmaceutica e lavoro oramai da più di 20 anni nel settore farmaceutico. Attualmente sono impiegata in un'azienda del Veneziano che produce farmaci ad uso ospedaliero. Il mio ruolo è da più di 10 anni quello di essere responsabile della pianificazione della produzione. È un ruolo di tipo gestionale, di coordinamento. Devo dire che amo tantissimo quello che faccio, mi piace molto il mio lavoro, non solo dal punto di vista professionale, ma anche perché mi fa sentire utile agli altri, nel senso che produrre medicinali è importante per la salute delle persone che ne hanno bisogno. E quindi mi sento realizzata nel fatto di sapere che do il mio piccolo contributo, anche se non in prima linea, ma da dietro le quinte. Sono moglie e sono mamma di 2 bambini, oramai ragazzini, cresciuti, che sono il mio orgoglio più grande in assoluto. Da quando il mio figlio primogenito ha iniziato le elementari, ho iniziato a fare la rappresentante di classe e lo sono tuttora. Poi sono stata eletta consigliera nel consiglio d'istituto e dal 2018 sono presidente del consiglio d'istituto del Gabrieli. Diciamo che ancora appunto nel 2013, quando ho iniziato come rappresentante, ho voluto un po' mettermi in gioco. Ritenevo che mi si confacesse il fatto di diventare parte attiva nella vita scolastica, sia perché sono una persona estremamente curiosa e quindi volevo conoscere un po' le dinamiche della scuola, ma anche per un altro motivo. Ritengo che, soprattutto in questi tempi, il rapporto scuola e famiglia debba essere di tipo sinergico, basato su un dialogo costruttivo, perché penso che solo in questo modo qua si possa creare un ambiente più sereno per i nostri figli in primis e per tutti i ragazzi, dove appunto possano imparare in tranquillità. Detto ciò, in realtà sono anche una persona molto concreta e negli anni ho ascoltato tutte le osservazioni, le critiche, le istanze dei genitori e delle famiglie. Me ne sono fatta portavoce, cercando sempre di trovare delle soluzioni equilibrate. Però, per come sono io, che sono un po' alla fine scalpitante e comunque una persona attiva, non mi è bastato ascoltare da un lato, perché sono una che dopo aver ascoltato vuole anche scendere in campo, quindi mi viene da rimboccarmi le maniche e provare un po' a fare la mia parte, provare a portare un apporto. Ecco, ed è per questo motivo, per la mia concretezza, per il fatto che sono pratica, per il fatto che mi piace dare aiuto agli altri, che quest'anno ho deciso di intraprendere questa nuova avventura, che mi vede appunto candidata nella lista Avanti Insieme per Milano. E questo sia per, diciamo, allargare i miei interessi, ma sia anche proprio per dare il mio contributo alla comunità. Penso, e sono fermamente convinta di questo, penso che ciascuno di noi possa dare il proprio contributo, ognuno per le proprie competenze, rispettando le diversità di tutti. E è un po' come il gioco dei Lego,
io faccio spesso metafore che riguardano il mondo dei bambini, però è così, ognuno con il proprio mattoncino, portandolo, alla fine riesce a costruire qualcosa di bellissimo. In questa lista qui mi sono trovata e mi trovo tuttora benissimo, sono affiancata da persone veramente in gamba che sostengono Tiziano Baggio, il candidato sindaco. Ecco, del suo programma elettorale devo dire che io condivido appieno tre punti, che sono l'attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e più di tutti la centralità della persona, il fatto che sia molto disponibile ad ascoltare. E secondo me questo è importantissimo per una buona amministrazione. Pertanto, in tal senso, ho deciso di impegnarmi, provo ad impegnarmi ancora se mi sarà permesso, nell'ambito delle famiglie e delle scuole. Ti ringrazio. Bene. Fio, adesso... Fiori Alessandra, a te la parola. Microfono. Grazie, io sono Alessandra, ho 48 anni, ancora per poco, ma ci tengo, e sono la moglie di Pierluigi Saccardo, che è qui con noi, e siamo genitori di Cristiano, Giacomo e Lisa. E per il mio forte senso di giustizia e per la convinzione che ho profonda nella legalità, ho scelto come studi universitari la facoltà di legge e quindi sono laureata in giurisprudenza. E questo percorso universitario mi ha permesso di lavorare in un comune del Padovano. E mi sono occupata dell'area servizi, affari generali e servizi alla persona, sono stata per un periodo anche dirigente. E questo percorso, diciamo, sì, scolastico e lavorativo, diciamo, ha contribuito a dire il mio sì a questa così disponibilità che sto dando, perché penso il modo di aver conosciuto più da vicino, oltre che la normativa degli enti locali, anche il loro reale funzionamento. Ma la vera ragione per cui alla fine ho deciso di dire sì è una ragione più profonda che parte dal mio essere scout e dal senso di appartenenza che la nostra associazione ha fatto sviluppare in me. È quel senso che ti fa dire prendo parte e mi sento parte di quei contesti, di quelle comunità in cui ti trovi a vivere, magari nella scuola, quando hai bambini a scuola e quindi sei rappresentante ovunque, anche perché in genere non c'è molta disponibilità, oppure nell'ambito parrocchiale, a livello di associazione Noi, sono stata nel direttivo, Noi che ben conoscete, che si occupa di aggregazione e di coinvolgimento dei giovani, e da 30 anni ormai sono anche capo scout, e attualmente seguo le ragazze adolescenti. In passato sono stata capogruppo e ho seguito anche la formazione, diciamo, dei capi, degli educatori. Ecco, e come dicevo, è quel senso di appartenenza che ti porta a dire provo a dare il mio contributo, cercando di puntare alla maggior responsabilità e affidabilità per realizzare in sostanza quello che era così il suggerimento che ci aveva dato il nostro fondatore Baden Powell, che diceva di cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Devo dire che noi Milano francamente la troviamo molto bella, molto vivibile, a me, io sono innamorata del nostro paese. Devo dire che un ringraziamento va soprattutto all'amministrazione comunale attuale, che da 10 anni che la rende così bella la nostra città e la nostra comunità, e va anche a tantissime persone che attraverso il loro impegno in diversi ambiti danno spesso gratuitamente appunto il loro apporto per rendere questa nostra città così bella. Sono contenta perché molte di queste persone le ho trovate qui in lista con noi e sono appunto tutte persone che già da tempo, sotto altre forme, si stanno impegnando a servire il nostro paese. Ecco, concludo con l'inizio del mio percorso. Quando avevo 11 anni ho fatto la mia promessa come scout e ho promesso sul mio onore di fare del mio meglio per servire anche il mio paese.
se lo volete, sono a disposizione. Grazie Alessandra. Allora, Franzoi, Leonardo. Ecco Leonardo. Primo uomo. Io sono Leonardo Franzoi, ho 49 anni e sono sposato e ho due figli. Io sono nato e cresciuto a Martellago, ma ormai da 15 anni vivo a Milano, dove fra l'altro ho frequentato il liceo scientifico Maiorana. Qui ho anche alcuni miei amici e compagni di classe di allora. E niente, dopo la laurea in economia aziendale sono entrato in credito cooperativo, il vecchio Banca Santo Stefano, adesso si chiama Centro Marca Banca, che ha filiali anche qui a Milano e anche a Scaltenigo, quindi una realtà anche locale. La politica, diciamo che è una passione di famiglia. Mio papà è stato assessore comunale a Martellago negli anni 70 e 80 e poi ha anche contribuito a livello sociale a fondare alcune associazioni di cui anche sono orgoglioso perché vanno ancora avanti dopo 30 anni. E quindi questo da lui ho imparato insomma il valore dell'impegno e l'importanza di realizzare progetti a lunga durata per il futuro della comunità, del paese in cui si vive. E quindi questo mi ha portato anche su invito dell'attuale sindaca Maria Rosa di candidarmi. E mi candido per la lista a sostegno, Avanti Insieme per Milano, a sostegno di Tiziano Baggio, con questo spirito, quindi lavorare oggi per costruire, diciamo, la Milano di domani, con particolare attenzione ai giovani, al mondo dei giovani, perché ritengo la linfa vitale per il futuro del nostro paese. E come diceva anche le mie colleghe prima, diciamo, sono stati due anni duri in cui questa pandemia, questo isolamento sociale ha colpito duramente i giovani, i bambini, intendo i bambini e gli adolescenti. È dimostrato che proprio i più piccoli c'è stato un peggioramento, hanno avuto delle difficoltà nel loro approccio, nella qualità del sonno, nella difficoltà di concentrazione, mentre gli adolescenti invece c'è stato un aumento, diciamo, di sintomi depressivi, i quali per alleviare anche questo loro umore sono aumentate dipendenze come, che ne so, dipendenze dalla rete, da internet, dai videogiochi, anche dai giochi d'azzardo, in alcuni casi anche dalla droga. La verità è che purtroppo i giovani, secondo me, sono stati un po' abbandonati e sono stati dimenticati. Quindi il mio impegno è proprio, credo, nella necessità di rimetterli al centro, di investire sulle opportunità formative, sulla loro voglia di partecipazione e di essere protagonisti della comunità in cui vivono, promuovendo spazi di aggregazione e di socialità. Credo nella necessità di garantire ai bambini e ai ragazzi tutti gli strumenti necessari perché siano cittadini di Milano, cittadini a pieno titolo milanesi. Grazie. Allora, adesso c'è Guanci Vincenzo, il coordinatore del Centro Pace Sonia Slavica, Centro Pace e Legalità Sonia Slavica, particolarmente affezionata. Lo so. Grazie Maria Rosa. Dunque, io sono Vincenzo Guanci, lo diceva, ho 79 anni, diciamo così. Sono più anziano non solo di questo gruppo, non so di quante liste. Quindi non vi racconto il mio curriculum vita, lunga. Comunque, ho fatto l'insegnante, il preside dell'8 marzo, tra i miei peccati di gioventù, vero? C'è anche questo. E poi però devo a Maria Rosa, che era l'assessora alla pace, io me la ricordo, con Sonia, con mia moglie, Sonia Slavic,
fondarono il Centro Pace. E poi venne una giunta di destra nel, non mi ricordo, 2008, che chiuse il Centro Pace. Perché non stiamo a vedere, ma insomma fu un periodo brutto, lo dico chiaramente, insomma, e che mi auguro Milano non conosca più. Maria Rosa si battette, cadde la giunta di destra, lei diventò sindaca nel 2012, vinse le elezioni e riaprì e rifondò il Centro Pace. Il Centro Pace Legalità ebbe veramente il bel gesto di intitolarlo a mia moglie, Sonia Slavik, e quindi mi chiamò, mi chiese di coordinare le attività del Centro Pace. E quindi sono qua. Ho passato 10 anni di lavoro con l'attuale sindaca, con Anna solo gli ultimi 5, col Centro Pace, e abbiamo fatto un'infinità di cose, insomma, avrei le diapositive da mostrare, ma perdiamo tempo, insomma, non è. E l'ultima, vi racconto solamente l'ultima, è importante, di 2 giorni fa, mercoledì, con Lisa Clark, che è una attivista di un'associazione che si batte, e si è battuta e si batte con risultati per l'abolizione delle armi nucleari. Premio Nobel per la pace 2017. È stata un'iniziativa partecipata, era in presenza e in remoto, in collegamento. È molto difficile, sapete, veramente molto difficile parlare di pace con le persone in un periodo di guerra, perché siamo in periodo di guerra, questo non ce l'aspettavamo. Noi che abbiamo la fortuna di vivere, di nascere e vivere nell'Unione Europea, non ci rendiamo conto. Io sono, credo, l'ultima generazione italiana che non ha conosciuto guerre. Sono nato in tempo di guerra, ma non ho vissuto la guerra. Lo sappiamo adesso, lo vediamo in televisione, e si fa fatica a discutere. È un fallimento. Capite, io mi trovo a parlare come coordinatore del Centro Pace anche con le associazioni, con le mie associazioni, perché sono i miei amici con cui lavoro, le mie amiche con cui lavoro tutti i giorni. È veramente, è in tempo di guerra, è difficile parlare di pace, perché pensate alle amiche e gli amici di Emergency, stanno sotto le bombe, insomma, quindi dobbiamo però stringere i denti e andare avanti, perché guardate, qui a Milano io sono orgoglioso di nel parco Rabin del quartiere Aldo Moro ci sono delle piante che vengono accudite come bambini dal quartiere, e sono piante che stanno nascendo, sono piante nate da semi che ci ha mandato il sindaco di Hiroshima, semi di una pianta che è sopravvissuta alla prima bomba atomica, è il ginkgo biloba. Guardate, stanno crescendo, e a proposito di rigenerazione urbana, c'è stato un progetto, il MIR, il progetto di rigenerazione urbana proprio del Parco Rabin, su questa cosa. Guardate, e concludo,
l'obiettivo del centro pace, il lavoro del centro pace, che è un lavoro lungo, tutti i giorni, perché bisogna cambiare la mentalità, cambiare la testa delle persone, cambiare la testa di Putin e Biden. Cioè, è questo. Bisogna sostanzialmente abolire la guerra, come è stata abolita la schiavitù. Nel 1863 fu abolita la schiavitù da Abramo Lincoln e è abolita per legge. Bene, dobbiamo arrivare al punto di abolire la guerra per legge. Questo è. Ho un sogno, è un sogno, come disse Martin Luther King nel 1963, celebrando l'anniversario dell'abolizione della schiavitù. Io ho un sogno, e con me le amiche e gli amici del Centro Pace, che un giorno aboliamo anche la guerra. Grazie. Grazie. Allora, Salviato Fabrizio, consigliere comunale uscente, eccolo qua. Grazie. Buonasera a tutti. Mi chiamo Fabrizio Salviato, come la sindaca ha indicato, ho 62 anni, sono consigliere comunale uscente, mi è stato un onore essere far parte di questa amministrazione, di aver partecipato alle scelte anche del consiglio comunale, che sono state scelte importanti, gravose anche in alcuni momenti, combattute in altri momenti, e abbiamo visto quanto è stato prodotto da questa amministrazione comunale. L'Agnata prima mi ha fatto un escluso e ha detto che cosa è importante per questo gruppo Avanti Insieme per Milano. È una filosofia che portiamo avanti, facciamo parte anche dell'altro gruppo prima delle precedenti elezioni, per cui stiamo portando avanti il progetto che abbiamo sposato all'epoca. Parlando di me, faccio parte del gruppo ciclistico di Milano, un gruppo importante che abbiamo avuto l'onore poi quest'anno anche di festeggiare una grossa vittoria di Lamon, che è nato tra l'altro tra le nostre file, con grandi risultati, per cui è stato anche un onore avere un nostro corridore che è nato proprio da bambino, che era un G1, quindi aveva 5-6 anni, è stato poi coltivato e ha avuto i risultati che ha avuto. Come professione io sono consulente in un'azienda alimentare, mi occupo del settore tecnico, sviluppo di impianti, e non solo l'amministrazione, oltre a questo nei consigli comunali sono stati portati avanti anche nelle commissioni molti importanti cambi anche di regolamenti, perché chiaramente un comune è fatto anche di regolamenti oltre che di scelte. Per cui, voglio dire, è comunque un onore aver partecipato a questo, non mi dilungo tanto e vi ringrazio di essere qua. Abbiamo saturato Pier Maria. Buonasera a tutte e a tutti. È un orgoglio per me essere qui questa sera, essere qui per la lista Avanti Insieme per Milano e per sostenere il sindaco Tiziano Baggio. Sono una persona, mi reputo e me lo dicono, assertiva. E in che senso? Nel senso che mi piace ascoltare le persone, mi piace condividere percorsi con le persone, crescere con le persone. Io ho 52 anni, sono mamma, sono moglie e sono maestra da 30 anni. Lo dico con orgoglio perché credo fermamente che l'educazione democratica delle nuove generazioni, delle bambine e dei bambini, debba essere posta al primo piano. Io credo che vada proprio curato, vada preso per mano l'aspetto umano
delle persone, l'aspetto umano inserite nel contesto ambientale. Io sono milanese, risiedo attualmente a Zianigo, di fronte a Villa Bianchini, e sono felicissima perché quella villa, villa nella quale io ho portato a passeggiare i miei bambini, diventerà il fulcro di associazioni, il fulcro di storia, il fulcro di vita. Ecco, l'idea di vedere la realizzazione di uno spazio per le cittadine e i cittadini mi apre veramente il cuore. Io ho mosso i miei primi passi all'interno del comune quando ho effettuato una ricerca storica. Io sono un'appassionata di storia da sempre, sulla storia della scuola, delle scuole elementari presenti nel comune di Milano dal 1866 al 1877, quindi nel decennio immediatamente successivo all'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Bene, io mi sono commossa già da lì, quando Francesco Mariutto, l'allora sindaco, si prodigava per l'educazione. Io sono una pedagogista, io ho nel cuore, nell'anima e nella mente il benessere delle bambine, dei bambini, dei giovani, delle giovani, in un'ottica inclusiva e resiliente. Grazie. Adesso chiamo Spolaure e Giglio. Grazie Giglio. Buonasera, mi chiamo Egidio Spolaure, abito da sempre a Ballò e ho avuto già due esperienze amministrative negli anni dal 75 all'85, quando era sindaci Giancarlo Tonovo e Renzo Mila. Mi sono schierato con la lista Avanti Insieme per Milano, che ha come capolista la sindaca uscente Maria Rosa Pavanello, per la serietà e l'impegno che ho riscontrato in lei e molte altre persone di questo gruppo. Ciò è avvenuto durante l'accoglienza di 34 ucraini nella mia frazione di Ballò. Ho trovato in loro persone di vera solidarietà, impegno e serietà e generosità. Per prima la sindaca, instancabile e determinata nella soluzione dei problemi che si presentavano ripetutamente. Ma non solo lei, voglio ricordare anche Anna Gnatta, l'Alessandria Fiorio, la Renata Cebin, il dottor Petrolito e la signora Conti e tanti altri che ora sosterranno la lista Baso. Veramente. Generosi, bravi. Grazie per questi motivi ho deciso di presentarmi con questo gruppo e poi sempre più e meglio, conoscendo queste persone, ho sciolto ogni dubbio. Molti amici di Ballò mi hanno pregato di candidarmi per la conoscenza e l'amore che ho per il territorio e di candidarmi per dare una rappresentanza alla frazione che manca da tempo. Grazie. Adesso chiamo Toniolo Marino. Prego, Marino. Oh, buonasera, sarò breve comunque. Sono Marino Toniolo, imprenditore edile, e ho iniziato da zero lavorando duro e con la mia determinazione sono riuscito a creare un'impresa di restauro a Venezia, dando lavoro a molte persone. Ho deciso di dedicarmi alla mia Milano contribuendo a ciò che mi sta a cuore, lo sport e l'imprenditoria edile. Secondo me lo sport è un modo soprattutto per i giovani di crescere in maniera sana e socializzare. Sono presidente della Milanese Calcio da 7 anni, su un periodo abbastanza duretto, anche se il ciclismo rimane la mia grande passione. Infatti sarei quello più forte di Milano. Confermo. Confermi? Confermo. Apprezzo la
determinazione e l'esperienza di Tiziano Baggio, parlando con lui in queste ultime settimane mi sono reso conto di quanto sia determinato e competente. Ho deciso quindi di candidarmi a consigliere comunale per mettere a disposizione della mia città l'esperienza acquisita nel mondo del lavoro e dello sport. Evviva Milano, non disperdiamo quanto fatto in questi anni, andiamo avanti insieme per Milano. Marino vive a Scaltenigo. A Scaltenigo. E quindi ribadisco l'importanza un po' di tutti i nostri, dei nostri centri, dei nostri borghi. Molto bello. Chissà che nelle prossime opportunità che arriveranno ci sia anche appunto questa opportunità per la rigenerazione di tutti gli spazi, perché questo è un po' il futuro e ci saranno fondi anche per questo ed è una delle ragioni per cui siamo qui, per poter continuare questo lavoro. E ultima ma non ultima, Consigliere Michela, prego. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Michela Cossidente, ho 46 anni e sono di origine lucana, non sono di Milano, però diciamo che adesso abito a Milano da qualche anno. Sono laureata in lettere moderne e dal 2000 sono un'insegnante di scuola primaria a seguito dell'abilitazione che mi ha dato un concorso ordinario appunto grazie al Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 2011 mi sono trasferita a Roma, ho iniziato una nuova attività, una nuova avventura e infatti dal 2011 collaboro per una testata giornalistica, HTO TV, e grazie a quell'esperienza, grazie a questa collaborazione ho avuto modo di conoscere tante persone di tutti i tipi e di poter raccontare e parlare anche di tante realtà ai nostri telespettatori. Tra queste ne cito giusto alcune perché 4 anni sarebbero lunghi da raccontare. E ho avuto la fortuna di poter intervistare un deportato e la figlia di un deportato nei campi di concentramento a causa del rastrellamento del Quadraro causato appunto dai nazisti. Ho avuto, e quindi sono state delle testimonianze molto forti. Ho avuto anche la fortuna e l'onore di poter intervistare il Presidente della Repubblica, l'ex nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sempre grazie a una commemorazione alle Fosse Ardeatine. E sono state tante le esperienze, tante toccanti, tante che mi hanno anche cambiata, mi hanno molto segnata, e poi anche alcune magari un po' più frivole, diciamo come sfilate di moda, insomma ci sta anche questo. Poi nel 2015 mi sono trasferita qui a Milano, precisamente a Scaltenigo, perché nel 2015 sono entrata di ruolo nella scuola primaria e ho conosciuto Pier Maria Sartorato, che era la mia vicaria all'epoca. Quindi ho continuato quello che poi è la mia vita e la mia passione. Io non lo chiamo lavoro, io vado a scuola, io non vado a lavorare, perché i bambini sono la mia seconda famiglia. Pier Maria lo sa, insomma, che chi fa questo tipo di lavoro è una missione, non lavora. Noi siamo a contatto con i bambini circa 8 ore al giorno, quindi sono la nostra seconda famiglia. Noi alcune volte siamo più noi maestre che trascorriamo tempo con i bambini che in verità proprio i genitori, perché magari i genitori lavorano, li vedono sul tardi, e quindi siamo noi quelli che siamo le seconde mamme. Capita molte volte che appunto non ci chiamino maestre ma ci chiamino mamme, ed è veramente bello sapere di avere tanti figli putativi. Però ecco, è quella cosa che più mi rende orgogliosa, quella di avere tanti bambini a cui voglio bene, che mi vogliono bene, e sperare che appunto riesca a loro dare quell'educazione e quell'inclusione che tanto oggi serve per creare i nuovi e le nuove cittadine del futuro. Mi riallaccio un attimo ad Egidio Spolaore quando ho parlato dei 34 ucraini che sono presenti a Ballò, perché io appunto dal 2015 insegno nella scuola primaria Alessandro Manzoni di Ballò. Da 2 anni sono responsabile di plesso, sono responsabile Covid e responsabile della sicurezza. E da quest'anno faccio parte anche del consiglio d'istituto.
quindi insomma diciamo che sono molto attiva nella scuola. E nella mia classe ho due bambini ucraini, Bogdana ed Ivan, che per me sono fondamentali perché sono ben integrati, i bambini li amano, li adorano, e iniziano a parlare in italiano, quindi ed è per me una grande gioia perché sanno leggere, sanno scrivere. Ivan conosce i numeri, quindi fino a 50, ce li dice tutti, sempre, tutti i giorni. Adesso mi chiama maestra, per me è una grandissima soddisfazione perché quando è arrivato, vi racconto, non la volevo dire questa cosa, ma ve la dico. Allora, qualche giorno fa sono venuti ad installarci una LIM la lavagna interattiva, sì, chiedo scusa, mi usiamo il termine giusto, la lavagna interattiva nella classe attigua alla mia, e naturalmente per poter fare questo hanno dovuto fare il rumore, quindi hanno dovuto usare il trapano per fare questa cosa. Beh, mentre tutti i bambini ridevano perché capivano quale fosse il rumore, cioè quale fosse lo strumento che provocava questo rumore, Ivan si è nascosto sotto il banco. È stata dura tirarlo fuori da sotto il banco e portarlo, allora non sapendo insomma come comportarmi, l'ho portato in classe, quindi ho detto vieni con me, siamo andati nella classe attigua, gli ho fatto capire che cosa stesse accadendo, i ragazzi poi bravissimi gli hanno dato il trapano così per fargli capire che il rumore proveniva da quell'attrezzo lì, allora lui si è calmato. Fuori ne ho parlato con la moglie di Egidio, con Tania, e perché naturalmente non conoscendo l'ucraino ho bisogno di qualcuno che mi traduca, insomma, mi faccia da interprete con la mamma di Ivan, perché volevo che, insomma, spiegare quello che era accaduto, e la mamma mi aveva detto che appunto l'ultimo giorno di Ivan in Ucraina lui era a scuola quando ci sono stati i bombardamenti, hanno sentito le sirene e quindi le maestre li hanno di corsa fatti uscire via, uscire da scuola e poi sono andati via. Quindi vi dico, per me è stata una di quelle scene che non dimenticherò mai, che porterò sempre nel mio cuore, e quindi potete capire insomma questi bambini il trauma che hanno avuto. Abbiamo un bambino in seconda che è il padre che sta combattendo in Ucraina, quindi è venuto qui solo con la mamma. Mi commuovo perché fa parte, insomma, cioè ormai sono parte di noi, e quindi niente, questo giusto per dirvi quanto la scuola sia fondamentale e quanto io ci tenga che i bambini stiano bene, ci tengo che tutti stiano bene, i nostri bambini e anche quelli che sono arrivati, e siamo ormai tutti un gruppo. Siamo un gruppo che si ama, che si difende, che si coalizza, siamo un bel gruppo. Quindi questo insomma per noi e per me soprattutto è fondamentale. E ho detto che sono arrivata qui nel 2015 per lavoro, ma in verità io nel 2013, oggi, il 13 maggio del 2013, ho sposato un iranese. Quindi non sono qui solo per lavoro, ma ho scelto Milano perché Milano è la mia seconda casa. Qui ho trovato un marito, una figlia che è nata a Milano l'anno successivo nel 2014, e ho trovato il lavoro e ho trovato tante amicizie, tanto affetto, ed è per questo che io ho deciso di accettare la proposta di Maria Rosa, proprio perché vorrei poter restituire tramite la mia candidatura, quindi tramite quello che mi verrà dato, tutto ciò che Milano mi ha dato, perché mi ha dato la casa, il lavoro, la famiglia, l'affetto e gli amici e tanti bambini a cui sono particolarmente legata. Quindi spero di poter ricambiare alla comunità tutto ciò che Milano mi ha dato, e di questo vi ringrazio. Grazie Michele.